Salve ragazze, eccomi con il video di regali di Natale. Ho ricevuto tantissime cose, veramente quest'anno è stato un Natale bellissimo con la mia famiglia, ma devo dire che i regali sono stati molto, come si può dire? In pratica ho ricevuto le cose che mi sarebbe piaciuto ricevere. Bene. Allora, non vi dirò i regali da chi mi sono stati fatti, questo diciamo per una questione di correttezza. Allora, intanto ho ricevuto questa bellissima cover, questo posso dirlo, da mio figlio Alessandro, per il cellulare, per il secondo mio cellulare, per il Samsung. Ed è bellissima con questa fantasia a pois. Devo dire che Alessandro è stato molto carino. Poi ho ricevuto questo collo di lana, quindi una sciarpa fatta a collo, caldissima, e vi assicuro che abbiamo anche la neve e fa davvero comodo. E praticamente sul beige grigio con dentro degli sberluccichini, molto molto carina, calda, e devo dire la verità, mi serviva. Ho poi ricevuto un'altra cosa carinissima, adesso metto via la scatola, l'ho aperta, ragazzi, solo che ho lasciato tutto così proprio per farvelo vedere. Eccola, un rumore, eccoci qua, ragazzi. Un altro collo, questo è della Twin Set. Fatto così con delle rose bellissime e nero qui ha fatto così, ecco, molto molto carino, guardate ragazze, è favoloso con la sua medaglietta della Twin Set, veramente veramente bello. Questo è un altro regalo azzeccatissimo, se così possiamo dire. Poi, ho ricevuto questi orecchini bellissimi. A me, ragazzi, piacciono molto con le perle e gli Swarovski. E con abbinato, perché qui hanno fatto anche l'abbinamento. La sua collanina, allora fatta così, aspettate ragazze perché ecco, c'ha il cuoricino e la sua e il suo pendente con la perla. Anche questa molto molto carina, eccola. Non so perché ragazze non riesco a farvela vedere. Eccola. Collanina con il cuore, con gli Swarovski e la sua perla. Anche questo un regalo che mi è piaciuto moltissimo. Sempre gioiellini, ho ricevuto in questa scatolina bellissima che vagamente sembra la, forse è meglio che mi sposti, la scatolina di Tiffany. Ecco ragazze. Questo anello meraviglioso con i brillantini e una pietra blu. È un anello molto classico, però devo dire che mi piace tantissimo. E sempre stessa scatolina, ho ricevuto questo braccialetto tennis. La cui particolarità è che si può aprire e chiudere, cioè aprire e chiudere, stringere e allargare, vedete qui tirando. E quindi io che ho un braccio piccolissimo, ecco, devo dire che sono stata contentissima perché in genere io ho due tennis, però ho sempre paura di perderli. Invece così diciamo che sono sicura che non lo perderò. Poi ho ricevuto degli orecchini eccoli fatti così
di questi un po'. Oddio, ragazzi, sono molto grandi. Eccoli. Ecco qua. Questi orecchini fatti così, che mi piacciono davvero tanto. Ultimamente mi piacciono molto gli orecchini grandi. Diciamo devo fare un piccolo correttivo e penso di riuscirci perché sapete che io li assemblo anche perché non mi piace che si girano, quindi volevo vedere di correggerli, tra virgolette, per far sì che rimangano, diciamo così, dritti. Un po' riprendono gli orecchini della Braille. Anche questo regalo graditissimo. Poi un altro regalo molto gradito è stato questa pochettina della Make Up Forever con al suo interno tre cosine stupendine. Allora, la matitina della Make Up Forever in una mini size, il fard o barra ombretto, il numero 28, che è di questo colore sul marrone, su un beige pescato. Ecco, ragazze, l'ho già swatchato. Molto bello, questo tutto è della Make Up Forever. E poi invece di una linea che non ho mai visto, Essenza, ecco ragazze, questo profumo solido che è buonissimo, ecco fatto così. Questa è una linea che si trova, mi è stato detto, dalle estetiste, ma ha un profumo eccezionale, ragazze. Quindi questo altro regalo super graditissimo. Quest'anno veramente, ragazzi, dei regali favolosi. Poi ho ricevuto, questo posso dirvelo, da mio marito, questa mega confezione dell'erbolario. Curatissima, c'è dentro del purpurì, guardate ragazze, ciassini, pomponcini, molto molto bella, o perlomeno a me, devo dire la verità, è piaciuta tantissimo, con questo fioccone, ma fanno delle confezioni bellissime, devo dire, con dentro tutto del purpurì, ecco ragazze. Con al suo interno della Camellia, che è la nuova, diciamo, linea dell'erbolario, tanto pubblicizzata. Ecco, devo mettervela il bagnoschiuma e la crema per il corpo, che è fatta in una confezione stupenda, ragazze. Guardate che confezione la crema per il corpo. Guardate, messa così. È veramente stupenda, di una sciccheria. Oggi l'ho utilizzata per la prima volta. È buonissima. Questo è stato mio marito, uno dei regali di mio marito. Adesso poi vi dentro aveva messo del purpurì. Guardate, veramente. Tra l'altro questo negozio è un negozio in provincia di Parma e a Busseto. Sapete, nella nostra provincia, la patria di Verdi, e sono bravissimi, veramente bravi nel, sì, insomma, nel mettere insieme le cose. Quasi non lo voglio sfar giù da quanto è bello. Ecco. E quindi mettiamo qui. Poi, altra confezione bellissima mi è stato regalato di questa linea che è la stessa del, io non capisco ragazze perché non mette a fuoco, è la stessa del profumo solido, questo bagnoschiuma senza parabeni, senza siliconi, senza allergeni, senza nickel, made in Italy. Sensiderm si chiama, detergente corpo
cremoso, calmante, nutritivo, pH neutro. Anche questo graditissimo. Poi abbiamo altri due regali. Ta-da! Bellissimo anche questo. Questo posso dirvi, mi è stato fatto da una mia cliente. Immaginate voi. Allora, Hypnotic di Poison, in questa scatola bellissima, quindi parliamo di Dior. Adesso ragazzi, se riesco ad aprirla. Questa mia cliente davvero è stata carinissima, ragazze. Che si presenta così nella sua pochette Dior, una pochette molto bella, e al suo interno troviamo 50 ml di profumo Poison, Hypnotic Poison, che è quello buonissimo, con anche il latte per il corpo in mini size, che poi sono sempre 50 ml. Regalo graditissimo, inaspettato devo dire, perché la pochette con dentro il rosso è bellissima e devo dire la verità ragazze, sono rimasta un po' esterrefatta perché, cioè, capite bene, da una cliente non me lo sarei mai aspettato, ma diciamo che una cliente con la C maiuscola si può dire. Perché effettivamente, ecco, guardate, stupendo questo, mi piace davvero tantissimo. È vero che i profumi, poi guardate ragazze, aveva tutto questo fiocco messo così, cioè veramente, ecco, così, veramente di Dior che conserverà. Guardate. Bellissimo, bellissimo. Una cliente fashion, eh? Cioè, tra l'altro ci ha beccato anche con la tipologia di profumo, e non è sempre facile. E dulcis in fundo, questo l'ho con per ultimo, il regalo di mio marito, vale a dire Michael Kors. Da-dan da-dan, da-dan da-dan, da-dan. Eh sì, ragazze, devo dire la verità, lo volevo, però non pensavo poi me lo regalasse, nel senso che mio marito è un po', come posso dire, non restio, perché di regali lui ne fa tanti belli e nessun problema, però nel periodo natalizio gli dà fastidio la confusione, andare nei negozi, invece qua ci ha proprio beccato. Allora, portafoglio Michael Kors e un colore arancio. Adesso io, ecco, forse ve l'avvicino così potete vederlo meglio. È un arancio bellissimo. Beh, io quando l'ho visto, poi oltretutto è fatto così dentro, cioè come piace a me, perché io uso questo tipo di portafogli perché sono grandi, riesco a mettere tutte le carte. È una cosa veramente, ecco. E poi un altro regalino, ma questo è stato un autoregalo che mi sono fatta, è l'anellino della Ops, questo colore blu. Era da tanto che lo volevo, sì, è un po' da bambina, però a me piace molto. Benissimo, ragazze. Questi sono i regali che ho ricevuto per Natale, sono stata contentissima, mi sono piaciuti tantissimo e io vi saluto e cosa dire? Buon fine anno e buon inizio, sperando che il 2015 sia, come possiamo dire, un anno bellissimo, un anno fashion. Ciao ciao!